Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme un classico pugliese, i tarallini. Li prepareremo nella versione più piccola, anche se in Puglia ho scoperto, io conoscevo solo questi, ma in Puglia ho scoperto che esistono anche più grandi, quindi sono uguali, con lo stesso impasto, però di dimensioni maggiori. Sono davvero buonissimi, super friabili e prepararli è facilissimo, anche se la preparazione ha dei passaggi che non avrei immaginato e che ho scoperto proprio durante il mio viaggio in Puglia, dove sapete che ho fatto un po' di domande qua e là per preparare questi piatti una volta tornata a casa. I taralli si possono trovare in tantissime varianti diverse. Noi le prepareremo nella versione tra le più classiche, quella con i semi di finocchio. Che dite, iniziamo? Iniziamo la preparazione versando la farina 00 all'interno di una ciotola ben capiente. Versiamo quindi l'olio extravergine d'oliva, il vino bianco, il sale e iniziamo ad impastare all'interno della ciotola. Piano piano inizierà a prendere forma un panetto. Aggiungiamo quindi i semi di finocchio nella quantità che più preferite e continuiamo a lavorare. Incorporati i semi di finocchio, ci spostiamo sul piano di lavoro dove continueremo a lavorare il nostro impasto fino a quando sarà ben morbido. A quel punto lo dividiamo in tocchetti da circa 12-15 grammi ciascuno. Ogni tocchetto andrà allungato sul piano di lavoro, così da formare un cordoncino, poi ripiegato su se stesso e con un po' di pressione chiudiamo l'impasto. Continueremo in questo modo con tutti gli altri tocchetti che andremo ricavando, formando così i nostri tarallini. Rivediamo da vicino il passaggio: il cordoncino va ripiegato e con un po' di pressione formiamo il nostro tarallino. Li disponiamo quindi su un vassoio e li tuffiamo nell'acqua bollente. Dovremo attendere che salgano a galla. A quel punto possiamo scolarli e disporli su un canovaccio pulito. Continueremo in questo modo con tutti gli altri tarallini. Una volta bolliti dovremo lasciarli raffreddare completamente per almeno 5 ore. Una volta ben asciutti li disponiamo su una teglia e a questo punto li facciamo cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti e li lasceremo poi a forno spento per altri 10 minuti. Una volta sfornati e freddi, i nostri tarallini sono pronti, per cui non resta che portarli a tavola e sgranocchiarli. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! La trovi su tuorlorosso.it.